Eccoci qui, buongiorno agli spettatori di Linea Diretta. Oggi parleremo di un argomento relativamente nuovo, però abbiamo detto un tema del futuro, l'agricoltura sotto l'aspetto sociale in particolare. Capiremo con i nostri tre ospiti di cosa si tratta. Abbiamo con noi, buongiorno intanto, Stefano Guerrini del Galter di Marca, quindi alla mia destra Luciano Moro, che è cotitolare dell'azienda agricola Moro di Chiarano, siamo ovviamente nel Trevigiano, e di Mario Vendrame, buongiorno, presidente della cooperativa Itigli 2 di Gorgo al Monticano. Quindi abbiamo un'area abbastanza definita della nostra provincia e adesso spiegheremo proprio queste realtà di cosa si occupano. L'esordio, diciamo, di questa puntata lo lasciamo a Stefano Guerrini del GAL, perché il GAL si occupa anche di questo, di sostenere l'agricoltura sociale nel piano dell'ambito di sviluppo rurale, giusto? Certo, il GAL, gruppo di azione locale Terre di Marca, ha un ambito territoriale di azione che corrisponde alla parte sud-est della provincia di Treviso e interessa principalmente 16 comuni di quest'area. L'agricoltura sociale viene inserita in modo molto più ampio e dettagliato in questa programmazione attuale per quanto riguarda il programma di sviluppo rurale per la Regione Veneto per il periodo 2007-2013 e diventa un perno fondamentale per quanto riguarda il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle aree rurali e anche l'aumento, la possibilità di incrementare il reddito da quello che è un'agricoltura di tipo tradizionale. Quindi in questo contesto sicuramente l'agricoltura sociale in ambiti rurali come quello del Galter di Marca può avere un'importante funzione, non solamente per aumentare il numero di posti di lavoro, ma anche per aumentare la competitività e quindi aumentare il reddito delle aziende agricole in questo caso specifico. Ecco perché diciamo che questa è una delle tante opportunità che l'agricoltura offre in questo momento. Sì, i programmi di sviluppo locale come nel nostro caso, nell'ambito dell'azienda agricola, quindi dell'attività vera e propria, abbiamo così individuato come strategia fondamentale il concetto dell'azienda, della fattoria plurifunzionale. Quindi non che guarda solo ed esclusivamente all'attività di tipo tradizionale, quindi la coltivazione, quindi produzione di cereali, di latte, di carne o di ortaggi e così via, ma la possibilità appunto di diversificare attraverso una serie di servizi che possono andare dalla fattoria sociale, all'agrinido, al servizio per gli anziani, alla fattoria didattica o in alcuni casi anche alla fattoria creativa che si occupa per esempio della produzione di piccolo artigianato locale. Inoltre abbiamo cercato anche di incentivare quello che erano le attività legate all'ospitalità agrituristica e in alcuni aspetti anche tutta quell'attività di diversificazione che deriva dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. Ecco, per cui diciamo un po' che l'agricoltura si apre, insomma, no? Sì, al certo. Territorio e alla ricettività in questo caso. Certo, il miglioramento, come dicevo prima, della qualità della vita nelle aree rurali è diventato uno degli obiettivi prioritari, non solamente di programmi di sviluppo locale in ambito rurale, ma anche in tutti i programmi di sviluppo a livello comunitario. Quindi lo diventerà sempre di più anche nell'ambito della prossima programmazione che ci vedrà impegnati fino nel 2020. Benissimo, ecco, Luciano Moro, voi siete un po' un esempio pratico, ecco, di quello che è una fattoria sociale. Allora, a Chiarano come si compone? Cos'è una fattoria sociale? Allora, intanto un saluto anche da parte mia. Il direttore ha parlato il direttore del gruppo di azione locale ha parlato di qualità della vita. È importante sottolineare come l'agricoltura rappresenti uno spazio di integrazione. Ecco, vivere nell'ambiente rurale, essere nell'ambiente ancora magari integro, no? Non ancora deturpato da costruzioni o da altri tipi magari di fabbricati, permette alle persone anche di riconciliarsi magari con se stesse e anche con gli altri. Allora l'azienda appunto agricola Moro Mario ha colto questa opportunità che il GAL ha offerto attraverso la sua programmazione e ha inteso avviare questa struttura che si aprirà a tutta l'area dello svantaggio, del disagio, per cui plurifunzionale perché? Perché accanto alla tradizionale, ormai pensi che la nostra azienda è sorta nel 1890, inizialmente pagava ancora l'affitto in lire austriache, ecco, quindi ha passato i secoli, adesso si apre a questa nuova sfida, diciamo,
Accanto alla produzione vitivinicola, noi abbiamo circa 32 ettari e produciamo 3.500 quintali, diciamo, di vino. Metà viene commercializzato direttamente, metà invece viene venduto appena pigiato. Cosa succede? Ci sono tre fratelli a tempo pieno e ben sette nipoti che si stanno preparando, no? E allora dare anche questa opportunità, no, di un lavoro che sia diverso dalla tradizionale azienda agricola, offre opportunità occupazionali e anche spazi di inserimento. Quindi vorremmo creare proprio un punto aperto a disposizione delle persone che stanno vivendo varie problematiche, per poter intraprendere percorsi in rete con le cooperative sociali e con i servizi sociali, percorsi di riabilitazione e di recupero e, perché no, anche occupazionali. Ecco, appunto, perché noi parliamo ad ampio raggio di persone svantaggiate, ecco. Sì. I vostri ospiti cosa possono fare, come possono trascorrere la giornata lì alla fattoria sociale? Sì, allora abbiamo pensato ad un servizio di due tipi, diciamo così, diurno, per cui le persone con, ripeto, varie problematiche possono arrivare il mattino attorno alle 8, 8 e mezza, vengono accolte in questa struttura che sarà dotata di una cucina e di una grande sala da pranzo, e poi ci saranno una serie di spazi, diciamo, di laboratori che possono essere utilizzati, laboratori anche questi polifunzionali, anche per piccole lavorazioni, ma soprattutto ci sarà tutto l'ambiente circostante all'azienda agricola, che è ancora, da un punto di vista paesaggistico, molto integro, per cui potranno dedicarsi alla coltivazione della vite innanzitutto, ma anche di un orto, con la raccolta dei prodotti. E abbiamo anche un piccolo sogno nel cassetto, che è quello di realizzare, soprattutto laddove vi sono disturbi di tipo alimentare, poter creare uno spazio aperto con persone qualificate, quindi partendo anche dalla programmazione di una sana dieta, ci potrebbe essere la raccolta dei prodotti, la trasformazione e la preparazione in azienda. Quindi poi le persone possono anche andare a casa con la loro preparazione, diciamo, gastronomica. Un altro tipo di attività sarà legato all'utilizzo della pet therapy, intesa come un rapporto tra la persona e gli animali, in questo caso i somarelli, gli asini, che si sono dimostrati estremamente in grado di dialogare con le persone e di rappresentare anche, se vogliamo, un esempio di pazienza e di tenacia, perché noi tante volte svalutiamo questo animale, no? Invece è un animale tenace, che ha il suo carattere e riesce anche a, in qualche modo, far capire alle persone come ci si deve, ecco, scusatemi il termine, comportare, no? Quindi diventa quasi un rapporto educativo. Certo, ma insomma, la natura, il, sì, paesaggio abbiamo citato, sì, ma gli animali, è tutto in qualche modo terapeutico? Sì, è terapeutico nel senso che i ritmi, io insisto molto anche con i colleghi tante volte delle cooperative sociali con cui ho lavorato in passato, no? Pensi, ecco, questo, intanto questo fabbricato rurale che viene ristrutturato anche con una spesa abbastanza importante, perché superiamo i 400.000 euro di interventi, ringrazieremo sempre il gruppo di azione locale che ha contribuito in maniera abbastanza anche importante, no, nel cofinanziamento di questa iniziativa. Dicevo un pochino, tutta questa partita, no, delle cooperative sociali deve vedere, accanto alle tradizionali lavorazioni, questo è un mio parere, ma poi sentiremo anche gli altri ospiti, deve contribuire, che cosa? L'ambiente rurale è più inclusivo, è naturalmente più inclusivo. Se noi pensiamo magari ad una persona che può avere già problemi, per così dire, di esaurimenti, di salute mentale, lo metto 8 ore al giorno a fare assemblaggi con ritmi di produzione, ecco, rischio addirittura di aggravare, no, quello che è il disagio. Dentro ad un ambiente naturale che ha dei ritmi, che cosa succede? Ci si può anche in qualche modo riconciliare col tempo, e diventa un tempo progettato, perché c'è il periodo della semina, della cura della pianta e della raccolta. Tutto questo crea un percorso. Questo percorso, sembra strano dirlo, è riabilitativo in sé, perché la persona si confronta con se stesso, con gli altri, con dei progetti, ma in forma naturale, in forma naturale. Quindi si inserisce in un ciclo naturale e speriamo anche riesca ad acquisirlo come tale, recuperando quelli che possono essere i diversi tipi di svantaggio. Alcune anche di queste persone ci auguriamo poi che possano trovare nella rete delle aziende agricole
anche delle opportunità occupazionali. Io ho sempre lottato molto perché sia l'agricoltura a occuparsi di sociale, l'agricoltura che si integra, no, con questo che viene chiamato, se vogliamo, il welfare, no, i servizi sociali. Perché, mi chiedo, le cooperative devono creare altre strutture? Abbiamo certo. Già migliaia di aziende, utilizziamole e creiamo delle sinergie. Ecco, naturalmente in questo si inserisce la cooperativa Itigli 2, vero Mario Vendrame? La vostra mission, come si usa dire di questi tempi, è proprio quella, ecco, cercare di restituire un inserimento sociale e lavorativo alle persone di cui vi occupate da ben 15 anni. Sì, in effetti la nostra cooperativa è nata 15 anni fa, ha sede a Gorgo al Monticano, è nata nel territorio Pitergino Mottense, quindi siamo proprio al centro del progetto anche del GAL e dell'azienda agricola Moro. Il nostro compito fondante era quello di dare opportunità di lavoro ai soggetti svantaggiati, in particolare le persone affette da malattia mentale. In che modo? Attraverso il lavoro. Questa era la mission fondamentale da prima che era stata declinata già nello statuto. Condivido con Luciano l'importanza del lavoro in agricoltura, nella terra, per chi ha disagio mentale, perché, come diceva Luciano, i ritmi sono quelli della natura, non sono ritmi forzati, e comunque la persona che comincia a lavorarci vede il frutto del suo lavoro con la raccolta dei prodotti. Poi chiaramente le persone affette da questi problemi hanno caratteristiche differenti, ognuna di loro ha delle caratteristiche, delle peculiarità alle quali la cooperativa deve rispondere, e vale a dire, c'è chi potrà essere meglio impiegato in agricoltura, chi nell'industria, chi nei servizi. E per far questo la cooperativa, nel corso della sua storia di questi 15 anni, ha sviluppato una serie di servizi variegati e numerosi, proprio per consentire a persone con differenti abilità e con differenti risorse residue di trovare collocazione nel mondo del lavoro. I risultati per noi sono al momento soddisfacenti. Ovviamente stiamo occupando complessivamente 180 persone, e nonostante il periodo molto difficile che abbiamo attraversato in questi 5 anni, siamo riusciti a continuare nel perseguire il nostro obiettivo e a crescere. Contiamo di continuarlo a fare. Senta, ma quanto importante è l'inserimento lavorativo? Nel senso, ce lo dicevamo anche prima di entrare in studio un po' tra noi preparando questa puntata, non si tratta di una questione economica, diciamo, si tratta proprio di una riappartenenza a un gruppo, a un contesto, a una comunità. Lei ci faceva un bel esempio, ecco, sì. Senza far nomi, però ci faceva un bel esempio prima proprio di una cosa banale, ma che vuol dire tanto per le persone, no? E allora, reinquadriamo un po' la cosa. Nello statuto della cooperativa erano previsti sostanzialmente tre grossi obiettivi. Il primo diceva, ci poniamo l'obiettivo del superamento dell'ottica assistenziale, ottica questa che impediva alle persone affette da malattia mentale, parliamo di disagio in generale, di essere partecipi in modo attivo alla vita produttiva e nella realtà sociale. Primo obiettivo. Il secondo era consentire l'inserimento nella vita lavorativa di soggetti svantaggiati, chiaramente relazionando le capacità residue di lavoro di ciascuna di queste persone e anche al grado di autonomia personale. E il terzo era quello che citava appunto lei, cioè consentire a questi il reinserimento nella vita sociale. Come possiamo esemplificare questo? Io ho avuto un caso personale di una persona che, dopo tanti anni di assistenza comunale, dell'USL, eccetera, ha trovato presso di noi un lavoretto. Dopo qualche mese di adattamento al lavoro, perché è evidente che non si può fare tutto e subito, questa persona un giorno mi ha detto: guarda, ti devo ringraziare perché dopo tanto tempo, finalmente ieri sera sono uscito con gli amici e ho potuto io offrire un caffè a loro, invece che di solito essere loro a offrire a me. Questo può essere il senso del reinserimento nella vita sociale di una persona che ne era completamente fuori.
certamente, ecco, per cui questo dà l'idea anche di quello che è un po' l'obiettivo che si vuole raggiungere. Guerrini, tra le prerogative del GAL c'è anche questo, magari uno non se lo aspetterebbe, eccetera, ma la promozione del tessuto rurale è anche questa. Come viene accolta questa proposta dalle aziende agricole? Beh, sicuramente è un aspetto fondamentale in un momento di contrattura finanziaria, contrattura economica. Il rilancio delle aree rurali, sicuramente la riqualificazione di quelli che sono gli ambiti rurali, sta diventando una strategia fondamentale per il recupero della cultura nelle campagne. Infatti, attraverso il nostro programma di sviluppo locale abbiamo individuato una strategia che dà la possibilità di rilanciare e di qualificare il territorio e quindi di dare la possibilità a creare queste nuove opportunità di sviluppo, di creare nuove economie, nuovi posti di lavoro e anche per quelle persone che non hanno queste possibilità, come le persone appunto svantaggiate. Quindi tutto quello che riguarda il recupero del patrimonio, sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista paesaggistico, riteniamo sia una leva fondamentale per permettere alle persone di poter vivere in questi ambiti subregionali senza per forza di cose dover emigrare in altri posti, in altre città o addirittura in altre nazioni. Certo, perché diciamo dall'agricoltura tradizionale, insomma, l'esempio di questa azienda di Chiarano è evidente, insomma ci si può reinventare in qualche modo, magari proprio con l'aiuto delle nuove generazioni. Certo, l'esempio dell'azienda agricola Moro è solo una fascia, un punto di quello che effettivamente possono essere le potenzialità che un programma di sviluppo rurale può dare. Noi siamo riusciti comunque a sviluppare questo obiettivo attraverso questo progetto che possiamo chiamarlo progetto pilota, che sicuramente darà un impulso fondamentale nel territorio e perché no anche come esempio da poter riproporre anche fra qualche tempo. Ecco, voi lavorate con soggetti di che età? Ecco, in questo momento abbiamo avuto due esperienze in collegamento con la piccola comunità di Conegliano Veneto. Questa struttura, questo fabbricato rurale prima della ristrutturazione era stato usato come un'abitazione di passaggio per le persone che avevano terminato il periodo terapeutico e quindi si trattava di persone che avevano avuto problemi di tossicodipendenza. Poi insieme a dei servizi abbiamo ospitato famiglie immigrate in difficoltà e adesso parte questa nuova avventura. Mi premeva sottolineare, legandomi sempre al direttore del gruppo di azione locale, questo aspetto anche culturale, no? Cioè noi dobbiamo essere in qualche modo orgogliosi del territorio nel quale abitiamo, no? E anche in qualche modo abituare al rispetto di quelle che sono, non so, faccio l'esempio che sembra banale ma è per me molto significativo. E a fianco della nostra azienda abitava un anziano e questo anziano era stato immigrante in Bolivia, no? Era tornato e si era dedicato con una cura ad allevare due alberi di platano e li aveva potati per quasi 50 anni, facendoli, li aveva trasformati praticamente in due mani che sembrava un'opera d'arte, sembrava pregassero, erano un inno alla natura, una preghiera. Ovviamente purtroppo il tempo passa, è morto. Il signore che ha acquistato, la prima cosa che ha fatto, ha tagliato questi due alberi. Quindi per me io l'ho vissuta come un dramma, perché significa che siamo, adesso senza voler giudicare o fare, ma siamo molto lontani da un'idea, no? Di che cosa può anche una semplice pianta rappresentare per una persona. Per 50 anni questo signore, addirittura gli ultimi anni in carrozzina, andava a potare, curava questi alberi. Arriva un'altra persona, taglia, ecco. C'è un abisso, no? Tra questi due atteggiamenti. Se noi riusciamo attraverso questi programmi, creando questi spazi, anche semplicemente passando una giornata in un'azienda, no? Di questo tipo, abituiamo soprattutto i bambini, no? A riappropriarsi del contatto con le cose, con gli animali, con la natura. E questo è in se stesso, secondo me, terapeutico. Certo, perché forse è venuto un po' a mancare. Senta, ma da chi appunto sono seguite queste persone? Come viene strutturata la terapia? Chi la decide? Sì, allora intanto c'è insieme alla rete dei servizi c'è un programma che riguarda ogni singola persona, quindi non ci si improvvisa, non è che certo. L'agricoltore faccia cose diverse da quelle che fa.
accompagna queste persone nello svolgimento delle varie attività. Queste persone arriveranno, come dicevamo, il mattino, pranzeranno lì e alla sera potranno tornare presso le loro strutture. È anche previsto un servizio di accoglienza residenziale, perché il progetto prevede 4 camere attrezzate anche per portatori di handicap, e questo può avere, questo servizio, una pluralità, no, di significati, perché può essere un'abitazione in casi di emergenza, può essere anche un periodo di distacco dalle strutture dalle quali gli ospiti provengono, sia per gli ospiti che per i familiari. Quindi l'abbiamo proprio vista, non solo l'azienda agricola plurifunzionale, ma anche questa struttura che è quasi una sorta, non so, di laboratorio aperto, che può adattarsi sulla base un po' di tutti i bisogni che il sistema dei servizi richiede, a partire dalle cooperative sociali, che sono no profit, e questo ci spinge proprio anche a fare questo investimento, perché di fatto collaboriamo un po' a quella che è la rete, no, dei servizi. Ecco, Vendramo, invece, per mantenere vive queste realtà è necessario effettivamente un intervento pubblico? Devono arrivare a sostenersi da sole? Come può funzionare questo genere di apparato? Per mio modo di vedere, riferito alla realtà che io rappresento, quindi alla cooperativa sociale di tipo B, si devono sostenere da sé. Va da sé però un'altra cosa, che trattandosi di aziende che svolgono azione sussidiaria e funzione sussidiaria rispetto all'ente pubblico, l'ente pubblico non può mancare. Non può mancare nel senso che diceva Luciano poco fa, e cioè quella della presenza per i programmi personalizzati. Non può mancare nel senso che in un certo qual modo deve favorire il lavoro a queste realtà. Per la verità, la nostra legislazione nazionale e anche regionale lo favorisce bene. Poi ci sono le interpretazioni che a volte meriterebbero migliore interpretazione, però voglio dire, molti passi avanti sono stati fatti. Io non credo personalmente sulle aziende, sulle cooperative sociali assistite, preferisco la cooperativa sociale intesa nel vero senso di impresa, e come tale deve essere, indipendente dal contributo economico pubblico, ma che viva del lavoro proprio, con le persone svantaggiate e con i cosiddetti normodotati. Questa è la filosofia che noi adottiamo in azienda. Luciano Moro e la sua azienda ci offrono un'opportunità in più che a noi piace cogliere e che ci piacerà sviluppare insieme. Guerini, cosa ne pensa? Questo è un po' l'obiettivo, e anche un po' il vostro scopo è quello di creare un'interazione tra queste realtà. Certo, per noi essere riusciti a realizzare questa iniziativa, questo intervento, è sicuramente un obiettivo raggiunto. È fondamentale quindi per il territorio aver creato un punto di riferimento, quindi un punto di riferimento importante per chi non ha le possibilità di poterlo fare, che ovviamente si va ad inserire con una serie di altre iniziative che stiamo proponendo agli operatori locali. Infatti tutto l'aspetto legato alla fattoria plurifunzionale viene supportata attualmente dal GAL con dei corsi di formazione e informazione sul territorio per gli operatori, per far sì che chi si dovrà occupare di questo tipo di iniziative possa venire a conoscenza in modo molto più dettagliato di cosa va incontro. Quindi sul territorio sono organizzati proprio degli incontri al fine di specializzare e di informare tutti i soggetti che vogliono affrontare un'esperienza di questo tipo. Ecco, sta prendendo piede, diciamo, in tutte le sue un po' sfaccettature questa esperienza della fattoria aperta, chiamiamola così. Certo, perché è innovativa, è un approccio sicuramente innovativo, è coerente con quelli che sono gli obiettivi della strategia legata proprio al miglioramento della qualità della vita, lo ripeterò sempre, e all'incentivazione della competitività nell'ambito agricolo, con quelli che sono gli obiettivi prioritari dell'Unione Europea. Quindi non solamente per quanto riguarda la regione Veneto, in particolare l'Italia, ma anche tutti gli altri Stati membri. Questi sono obiettivi prioritari e fondamentali per poter sviluppare appunto gli ambiti agricoli particolari. E poi, insomma, parlare di sociale, di solidarietà tra gli agricoltori, va da sé che si pesca bene, diciamo, nel senso che l'agricoltura, il mondo agricolo e rurale è sempre stato molto aperto alla solidarietà. Certo, sin dai tempi più remoti le popolazioni che abitavano negli ambiti rurali hanno sempre avuto
una sorta di mutuo soccorso reciproco fra il confinante o fra la famiglia agricola stessa. Ancora adesso capita che molte delle attrezzature agricole vengano prestate senza riconoscimento di un onere finanziario per la lavorazione della terra, ma non solo, anche in tutte le opere di bonifica che si sono realizzate in questi ultimi 100-150 anni hanno visto la creazione per esempio di consorzi di bonifica che con iniziative di tipo privato si sono organizzati per poter gestire il territorio e salvaguardarlo da quello che potevano essere determinate crisi legate per esempio all'argimazione delle acque e così via. Quindi sicuramente la famiglia rurale deve essere da esempio per tutti per quanto riguarda proprio questo tipo di supporto che dà nei confronti di chi abita in questi territori. È d'accordo, sì. Completamente d'accordo. Siamo anche consapevoli che si tratta di una sfida, i valori di un tempo vanno attualizzati e devono anche essere occasione di lavoro, no? Perché si parla tanto di nuove economie e un po', ecco, con orgoglio questo progetto nasce anche un po' dal basso, con questa grossa, diciamo, apertura all'integrazione a essere un'occasione di incontro. Noi speriamo di riuscire a completare tutto per il 30 marzo e quindi vi attendiamo con gioia all'inaugurazione della struttura, insomma. Certo, Vendrame, lei prima sottolineava proprio l'importanza che venga dall'agricoltura questo spazio, questa opportunità di lavoro. Possiamo dire che ci sono altri settori in cui invece è più difficoltoso oggi, chiaramente, vista un po' la congiuntura economica, o forse magari era meno efficace? La nostra azienda è molto diversificata negli ambiti di intervento, negli ambiti di lavoro. L'agricoltura per noi è l'ultimo settore nato nel corso del 2013 grazie a un altro progetto dell'amministrazione comunale di Chiarano, guarda caso, presso la quale abbiamo realizzato un orto, un'attività di orticoltura e inserito un paio di persone che erano senza lavoro. L'agricoltura è importante, è un ramo importante dell'economia, non sono meno importanti gli altri perché dovendo dar lavoro a soggetti con abilità differenti dobbiamo per forza guardare a forme di lavoro differenziate. La nostra peculiarità è proprio quella, offrire più opportunità di lavoro agli utenti svantaggiati e nel contempo offrire più opportunità di servizio ai potenziali clienti. Ecco, che attività svolgono? Possiamo fare qualche esempio? Noi ci occupiamo della parte industriale con attività di assemblaggio, confezionamento, montaggio, particolari plastici, meccanici, elettronici e quant'altro. Poi ci occupiamo di servizi di pulizia civile, industriale, ci occupiamo di attività di giardinaggio, manutenzione del verde, pubblico, privato, ci occupiamo di gestire ambiti del mondo dei rifiuti, gestione di ecocentri, piccole raccolte sul territorio, ci occupiamo di facchinaggi, traslochi, sgomberi, ci occupiamo, come dicevo prima, di agricoltura, ci occupiamo di pulizie ambientali, e adesso non neanche ricordo, gestiamo reparti interi presso qualche azienda del territorio. E quindi abbiamo cercato ogni anno di inserire un servizio nuovo proprio per dare maggiori opportunità di inserimento al lavoro e nel contempo anche di vincere la crisi economica, cioè la diversificazione ci ha consentito di superare con minori difficoltà questo periodo di crisi. Certo, dando una risposta alle singole esigenze, insomma, certo. Diceva, a seconda delle abilità. Ecco. Certo. Prego. Dicevo, è importante questo aspetto, no? Che lega impresa e sociale, impresa e integrazione, perché forse è la risposta anche provata di come fare solidarietà in realtà aiuti, non è che allontani dall'economia, aiuta e forse traccia anche una piccola strada per il futuro, perché se dobbiamo tornare alle cose che contano, alle cose concrete, no? Questo fatto di mettere insieme le persone diventa esso stesso un aspetto, un valore, no? Forse i Tigli 2 dimostrano, secondo me, questo nel territorio pitergino, non solo in quell'area lì, rappresentano un esempio appunto che lega impresa e solidarietà. Ecco. E non è facile con i tempi che corrono. Esatto, perché sono esperienze che comunque la crisi ha un po' messo in difficoltà naturalmente. Certo.
Ecco, chiudiamo magari, visto che il tempo a nostra disposizione sta finendo, con Guerrini, il GAL, ecco, sul fronte del sociale, ma anche su altri fronti, quale novità ci può riservare a breve? Beh, le novità più interessanti riguardano alcune iniziative che stiamo realizzando e in alcuni casi le abbiamo anche già terminate. Per quanto riguarda il recupero del patrimonio architettonico storico, abbiamo destinato una quota importante del nostro programma finanziario a questo tipo di iniziative che riguardano prevalentemente il recupero di edifici legati anche a aspetti di tipo religioso, ad abitazioni delle ville venete, in particolare anche non ultimo sarà oggetto di intervento la Villa Palladiana che abbiamo a Cessalto, Villa Zeno, abbiamo concesso un contributo per una manutenzione straordinaria ed una serie di altre iniziative che serviranno a riqualificare il nostro territorio per un rilancio turistico. Tra questo anche la creazione di una rete di itinerari che permetteranno il collegamento di tutti gli ambiti fluviali del nostro territorio, ricordo il Sile, il Monticano, il Piave, la Livenza. Sono tutti ambiti territoriali, quindi il nostro programma in qualche modo si è anche incentrato su quello che sono le vie d'acqua, quindi questo per noi diventa un aspetto molto importante. Benissimo, anche perché lo abbiamo detto fino a questo momento, insomma, quanto importante è conservare un territorio poi da utilizzare anche per tanti tanti differenti scopi. Io ringrazio i nostri ospiti, allora Stefano Guerrini, direttore del GAL Terra di Marca, Luciano Moro, abbiamo detto, dell'azienda agricola Moro di Chiarano, allora appuntamento all'inaugurazione a questo punto, e Mario Vendrame, presidente della cooperativa Itigli 2 di Gorgo al Monticano. Grazie per averci aperto un po' uno squarcio su questa realtà importante dell'agricoltura sociale e delle fattorie sociali. Io ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento, naturalmente do appuntamento alle prossime puntate di Linea Diretta. Una buona giornata a tutti. Buongiorno.